Ciao a tutti, sono Surabi e come promesso eccomi a voi per ascoltare i consigli degli angeli per vivere al meglio questa settimana. Tre vie, tre scelte che vi permetteranno di ascoltare che cosa è meglio per voi. Per prepararvi, vi chiedo di portare le mani sul cuore, chiudere gli occhi e pensare intensamente a quello che vorreste chiedere agli angeli. Vi ricordo che gli angeli non predicono il futuro, non danno consigli terapeutici e non possono interferire col vostro libero arbitrio. Sono pronti però ad ascoltarvi e a mettervi in condizione di capire quale strada sia la migliore per voi. Vi aiutano per trovare la soluzione migliore e mettono l'accento sulle vostre capacità. Non dubitate quindi della loro benefica ed amorevole energia. Ora aprite gli occhi, io incomincerò a mischiare le carte e voi potrete scegliere tra una di queste tre vie. Allora incominciamo pigliando le carte dal mio libro L'Angelo Custode e ne scelgo tre. Una, due e uno, tre. Una, due e una, tre. Queste tre vie possiamo identificarle con la piuma verde, il cristallo ametista e un piccolo fossile a forma di conchiglia che vi faccio vedere perché è proprio carino. Poi prendiamo le piccole carte degli angeli. Una, due, una, tre e ancora una, due e tre. E andiamo ora a vedere che cosa ci dicono gli angeli. Chi ha scelto la piccola piuma verde? La carta vi dice attività e vi segnala che è arrivato il momento di agire. Come potete vedere, è una carta che ci porta nella nostra determinazione attraverso colore giallo, nella nostra azione attraverso colore rosso e nella connessione con gli angeli attraverso il colore blu. Questo è il momento di agire, è legato a un primo consiglio che dice cambia e un secondo consiglio che dice svegliati. Allora, cosa ci sta dicendo il messaggio della piuma verde? Ci sta dicendo che è arrivato davvero il momento di muoversi, di non stare fermi. Di non stare nella non azione, ma per farlo bisogna non solo cambiare atteggiamento, ma anche aprire gli occhi, svegliarsi, fare in modo che quello che ci sta a cuore si possa realizzare perché noi mettiamo in azione la sua realizzazione. Vediamo adesso il consiglio della pietra ametista, del cristallo di ametista. E ci parla di guarigione. Vedete che c'è un colore rosso di fondo, ma è il rosso della connessione col divino e tanto tanto viola, perché il viola è il colore della trasformazione e gli angeli ci dicono sta iniziando la tua guarigione, quindi non è detto che sia una guarigione fisica. Potrebbe essere proprio una guarigione interiore, l'imparare a lasciare andare tante cose che ormai non ci servono più. La prima carta, anche qui, è una carta di azione, quindi se vogliamo guarire, se vogliamo mettere in atto il nostro principio
autoguarigione nel caso del fisico e di guarigione nel caso dello spirituale o dell'emozionale, dobbiamo fare qualcosa per noi stessi, non possiamo aspettare che gli altri facciano qualcosa per noi. E ci viene anche detto, vai oltre. Questo significato del regala qualcosa non è che dovete andare a comprare un regalo, ma date qualcosa di voi stessi, agli altri, al mondo che vi circonda. Quindi non restate chiusi nel vostro dispiacere, nella frustrazione, ma cercate di andare oltre. L'ultima carta è quella della conchiglia fossile e dice costruzione. Incoraggia le persone che hanno scelto la conchiglia fossile a chiedere ciò che desiderate, ciò che è importante per voi. E il primo quesito è: sai che cosa vuoi? Perché siete incoraggiati a chiedere quello che desiderate, ma dovete essere anche sicuri di quello che volete. Quindi non fatevi pigliare dal fatto che siccome si fa così o tutti fanno così, anch'io desidero questa cosa. Ma entrate in profondità in voi stessi per capire se davvero è quello che volete. E anche trovate il vostro spazio. Trovare bisogno di spazio, quindi trovare il proprio spazio, ci indica che dobbiamo aprire la nostra visione, guardare le cose che ci interessano da più punti di vista, proprio per sviluppare poi una sicurezza in quello che vogliamo ottenere. Come vedete, questa carta è piena di colori, perché c'è il giallo dell'intuizione, il bianco della purezza, il blu della comunicazione, il rosso dell'azione e il rosa dell'amore per se stessi. Tutto questo rosa dell'amore per se stessi è importante perché se non abbiamo le idee chiare non riusciamo ad andare da nessuna parte. Spero che questi messaggi vi siano stati di aiuto per trovare armonia anche nella vita quotidiana e vi do appuntamento con il video della prossima settimana per accedere ai nuovi consigli degli angeli dedicati appunto a voi e alle vostre scelte. Tre scelte, tre vie differenti tra le quali sceglierete prima di ascoltare il responso. A settimana prossima dunque. E come vi dico sempre, seguitemi su Instagram, seguitemi su Facebook, seguitemi su Clubhouse e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi sul mio canale e cliccate sulla campanella. Vi mando tanta luce, tanto amore degli angeli. Ci vediamo presto. Love, Surabi.